sono tornato. Rizzo, yeah, hai presente roba figa? Rizzo, come il mio cazzo se c'è la mia tipa. Yeah, che cosa posso dirti? Sono fresco. Vuoi farmi la rap reaction? Reagisci a questo. Yeah. Ragazzi, sono finalmente tornato a fare reaction. Molti si stavano quasi preoccupando sotto i miei video: perché non torno a fare reaction? Ma non è che hai smesso? No, non ho smesso. Semplicemente ho avuto questo periodo in cui ho dovuto fare molte cose, tra cui anche il mio studio. Ora finalmente, come potrete vedere, abbiamo diverse location, abbiamo un restyling per le reaction, quindi green screen, video dietro e via. Tranquilli. Rap reaction ritornano alla stragrande con Gali, pizza kebab. Ci ha fatto sognare il ragazzo, ha pubblicato ben due video in cui faceva un po' da trailer, insomma, a questo pezzo. Il primo era semplicemente un discorso quasi filosofico, quasi da santone di Facebook, che finiva con appunto dei riferimenti alla pizza kebab, salsa piccante, cipolla, bla bla bla. E invece il secondo era un semi freestyle con Fonzie Beat che pa 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 sul tavolino. Fantastico sì, ma è anche vero che non abbiamo capito un cazzo. Molti hanno commentato dicendo: pizza kebab potrà significare forse un collegamento tra Italia e Maghreb, quindi pizza, cibo prettamente italiano, e kebab, cibo che viene dall'Africa. Ci sono fatte molte di queste teorie. Io mi trovo d'accordo, nel senso che molto probabilmente, conoscendo Gali, conoscendo il suo background, conoscendo tutte le canzoni che ha fatto, con molta probabilità è così, perché uno dei temi trattati ultimamente dall'artista è il razzismo. Si sente che è molto orgoglioso sia di dove proviene che di dove vive, e quindi credo che sia l'intuizione giusta questa. Adesso andiamo a sentire pizza kebab, è uscita adesso praticamente su Spotify. Sentiamo prima il pezzo, lo analizziamo, lo commentiamo. Pizza kebab Gali. Ho visto su Spotify non c'è scritto se la produzione è di Charlie Charles. Immaginiamo di sì, ma non è certo. Comunque, boh, non si sa. Molto probabilmente il beat è di Charlie e Gali lo sa usare. Ok. Strano. Ok, non ci ho capito quasi un cazzo però. Ma No, aspetta, Madre Teresa di Calcutta, Gundam. L'ha fatto veramente sta rima, ragazzi, è bellissimo. Io non ero morto, ero da recaio, raga. Quanti riferimenti nerd ci sono in sta canzone? Kebab! Lo sapevo! Ma va, è anche un po' riferimento a Rihanna questo. O no? Ok, perso la strada maestra. E questo è riferimento a lui stesso invece. Ah. Ecco, quindi appunto qualcosa di riferimento alla sua cultura c'è. Vabbè. Cioè, avete capito? Ma beh, raga, è interessante anche a livello musicale, poi ne parliamo, però ok, strana, decisamente strana come canzone. Cioè, ancora non sono riuscita ad assorbirla al 100%, però so già che a livello musicale ha toccato il mondo. Il mondo, perché con quel ram bam bam bam, Rihanna, raga, Rihanna tutta la vita.
e ha ripreso l'America con questa strumentale, secondo me abbastanza africaneggiante, come abbiamo detto in molti pezzi. E poi invece c'è stato un momento in cui aveva questo flow latino che... Ah! Gali, cosa hai fatto? Cosa hai fatto, Gali? Proprio te lo dico, Gali! Proprio! Quindi musicalmente ha toccato il mondo. E già questo può essere un messaggio adesso. La mia prof di italiano, quando andavo alle scuole superiori ancora, mi aveva detto una cosa che mi ha toccato particolarmente. Quando io, ad un'analisi di una poesia, sono andato a dirle una cosa che non era riportata né nel testo e né in quello che aveva detto lei. Ma una cosa totalmente nuova, che poi, ascoltandola, analizzandola, stessa ha detto che in realtà funzionava e ci stava perfettamente. Cosa mi aveva detto riguardo a questo? Che la poesia trascende dalle intenzioni stesse del cantante e persino del critico, del giornalista, per approcciarsi a nuove motivazioni da parte del pubblico. È anche per questo motivo che secondo me molti hanno opinioni diverse riguardanti la stessa canzone, che alcuni neanche osano immaginare, ok? Quindi questo per spiegarvi che secondo me anche a livello musicale è globale la canzone, quindi tocca tutto il mondo. Parliamo invece del testo. Usiamo il nostro caro amico Genius, che ormai ci salva la vita in ogni secondo, in ogni canzone. Allora, la prima nota di Genius è alfabeto morse. Infatti, se notate, all'inizio della prima strofa il flow è molto balbettato, tagliato, laggato, no? Il classico flow alla Mad Men, per farci capire, no? Quindi ogni sillaba è detta scandita. È come un alfabeto morse, appunto. Ci sono veramente un sacco, ma un sacco di riferimenti nerd, e questo lo amo, lo adoro, perché parla dei Pokémon, parla delle Pokéball, e io ci ho smadonnato con quell'applicazione e sto giocando a Pokémon Sole, per farvi capire. Addirittura due riferimenti a Dragon Ball, dice Urca come Goku, oppure dice Rekaio. Nell'altro pezzo Dende, Namek, cioè è chiaro, è palese che Gali sia fissato con la cultura nerd. Se poi tu mi fai una rima, Madre Teresa di Calcutta e Gundam. E Gundam, ragazzi, Gundam! Io impazzisco. Io a quel punto mi spoglio, mi vado a buttare in una fossa e dico grazie, ho visto tutto quello che potevo vedere nella mia vita, posso anche morire. Una delle barre più belle di questo pezzo è che cos'è una visa in mezzo alla galassia. Come per dire che cazzo ce ne frega dei soldi quando noi siamo piccoli così e non valiamo un cazzo, siamo veramente minuscoli. Possiamo morire da un momento all'altro, al mondo non gliene frega un cazzo, andiamo avanti lo stesso, l'universo va avanti, il mondo va avanti, continua a girare, non gliene frega niente. E se al mondo non gliene frega un cazzo di noi, ma figurati dei nostri soldi! E questa è la motivazione. Perché? Perché dobbiamo dare così tanta importanza al denaro? E poi volevo anche soffermarmi su un'altra barra che secondo me è quasi un presagio, una profezia addirittura. Quando dice gli ultimi saranno i primi. Essendo un pezzo dedicato appunto, se non direttamente comunque anche indirettamente, anche ad impatto, o a mio impatto per dire, essendo un pezzo dedicato alla percezione dello straniero da parte del popolo, questi ultimi saranno i primi, è molto interessante, ma a livello musicale si sta già avverando. Cosa sta succedendo nella scena hip hop, nella scena rap italiana? Gli afro italiani stanno salendo classifica, ma a livelli incredibili. Prendete un Gali, prendete un Tommy Cuti, prendete un Abe, prendete un Lecter. Come dice Tedo, questi bianchi fanno a loro modo, io non mi ritrovo. Perché non si ritrova un artista afro-italiano? Perché viene da un'altra cultura e vuole portare nuove esperienze, nuove idee, un nuovo passato, delle nuove parole da dire a queste persone, a questi italiani che ancora musicalmente parlando sono arretrati, ma proprio arretrati. Possiamo veramente apprendere un sacco dagli artisti stranieri che adesso stanno diventando i più ascoltati in Italia, ma è giusto così. In America è successo 20-30 anni fa sta cosa, ed è assurdo che in Italia stia succedendo solo adesso, però meno male, perché ci voleva davvero.
perché non è successo prima. Sono veramente curioso di capire come questo flusso di esperienze straniere, di culture diverse, possa influire all'interno della nostra cultura e fare in modo di differenziarla, di arricchirla di cose nuove. Non vedo l'ora di ascoltare pezzi su pezzi su pezzi dei nuovi afro-italiani, ma soprattutto io non vedo l'ora di ascoltare italiani che vengono influenzati a loro volta dagli afro-italiani, ed è in questo modo che c'è veramente un'integrazione, quando anche gli italiani stessi vengono influenzati da ciò che viene influenzato. Cioè qualcosa, è un trip assurdo, però questa è l'integrazione vera, ed è un discorso che si può applicare sia alla musica ma anche alla vita reale. Ho divagato un po' ad essere onesto. Comunque, tornando alla canzone, essere sincero, ritengo anche adesso che Willy Willy sia la migliore in assoluto, e metto sicuramente Ninna Nanna al secondo posto, questa è al terzo posto, quindi ho già una mia top 3 di Gali. Questa Pizza Kebab al terzo posto. È interessante anche a livello di marketing come si sono mossi grazie a questi video. Non si sa se ce ne saranno altri, e usciranno prima del video ufficiale, però ci hanno fatto sognare. Quindi Gali, allora, noi aspettiamo sinceramente il prossimo video, aspettiamo il prossimo trailer, aspettiamo qualcosa, aspettiamo il disco Gali. Hai fatto ballare tutti con Ninna Nanna. Lo so, di bambini che ascoltano Ninna Nanna e la sanno a memoria, bambini di 2 anni, come adulti di 40, come ragazzi di 16, come ragazzi di 25, tutti conoscono Gali al momento. Bella ragazzi, fatemi sapere la vostra sotto nei commenti, e noi ci rivediamo alla prossima rap reaction, che tornano meglio di prima, naturalmente. Se avete dei consigli su come migliorare sia graficamente che a livello di contenuti la reaction, dite pure. Se volete comprare questa maglietta, potete trovare il tutto in descrizione, e noi ci rivediamo al prossimo video. Bella a tutti ragazzi, grazie mille per l'attenzione, sono tornate le reaction. Bella lì.